Ospite Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare in riserva. Ben ritrovato Roberto. Grazie a voi per l'invito, buonasera. In questo approfondimento parleremo di un report desecretato in cui si dice davvero qualcosa di molto importante e scottante, ovvero che i principali esponenti politici italiani, quindi di destra, centro come di sinistra, sarebbero sul libro paga della CIA. Che la politica italiana fosse appannaggio delle lobby multinazionali, corporazioni, massoneria, lo sapevamo già, grazie a Mani Pulite e al giudice Agostino Cordova, ma mai si poteva pensare che i nostri amati politici fossero foraggiati dalla CIA. E quando qualcuno è pagato dalla CIA a casa mia, significa che si è agenti della CIA, poiché si agisce per nome e per conto negli interessi di chi paga. È un report desecretato il 16 dicembre 2016, quindi recentemente, racconta i fatti risalenti al 76. Dal 1948 la CIA ha pagato circa 74 milioni di dollari ai politici italiani, la maggior parte dei quali ai cristiano-democratici del premier Aldo Moro. Tutti i premier italiani sono stati cristiani-democratici dal 1945. Nelle elezioni generali del 1972 la CIA ha pagato 9 milioni di dollari ai vari partiti italiani di centro-sinistra, su insistenza di Graham Martin, ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, nonostante l'allora capo della CIA a Roma fosse opposto. Quindi da qui scopriamo che c'è una sezione della CIA a Roma. In breve, uno dei compiti della CIA è stato quello di sostenere i governi che gli Stati Uniti amavano aiutare e distruggere quelli che poi non amavano più. Che diritto avesse la CIA per far questo, dice il report? E se lo Shah dell'Iran contribuisse con milioni di dollari per eleggere il presidente degli Stati Uniti per sconfiggere Ford o viceversa, dice la CIA è assolutamente necessario per raccogliere informazioni, deve pagare e corrompere i politici in un paese straniero per negare la volontà agli elettori. Questo può essere classificato come un gioco sporco, un gioco che suscita rabbia, vendetta e appunto smascheramento da parte delle vittime, ma per George Bush riteneva che fosse necessario. All'epoca era direttore della CIA dal 76 al 77. Quanti dovranno essere trasferiti e ricevere nuove identità? Quanti dovranno essere seppelliti per diciamo sostituirli quando vengono smascherati? E soprattutto, dice Bush, come impedirà ai terroristi, ai patrioti, ai socialisti, ai comunisti, ai nazionalisti, amici e nemici, dal pubblicare futuri elenchi di agenti della CIA all'estero? Questo è un report che hanno dovuto fare, uno scambio di informazioni all'interno dell'agenzia, perché all'epoca furono pubblicati appunto degli elenchi delle spie e dei corrotti pagati dalla CIA della nazione d'appartenenza. Il New York Times il 7 gennaio 76 disse: la Central Intelligence Agency, la CIA, ha dirottato 86 milioni di dollari in pagamenti segreti in contanti ai singoli leader politici anticomunisti in Italia nel tentativo di impedire ulteriori avanzamenti politici da parte del Partito Comunista nelle elezioni nazionali. E poi sempre il New York Times il 30 gennaio 76: nonostante le forti obiezioni della CIA, l'ambasciatore degli Stati Uniti ottenne l'approvazione per pagare un importante generale di destra che dirigeva l'agenzia di intelligence militare italiana. E questo generale si chiama Vito Miceli, che ricevette il denaro, poi andò sotto processo con l'accusa di essere coinvolto in complotti orditi. Poi ci dicono che i complottisti hanno torto. Il presunto coinvolgimento del generale nei complotti venne pubblico di dominio nel 1974 quando fu accusato. Infine abbiamo la stampa, il 9 dicembre del 2005, fondi per 6 milioni di dollari arrivati ad una cinquantina di politici democristiani
si ritrovano in una miriade di ritagli di giornali conservati dentro le cartelline di Giulio Andreotti. La più importante è una lettera dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, John Volpe, il 26 gennaio del 76. Ora, oggi noi non sappiamo se attualmente i nostri politici sono pagati e retribuiti al soldo della CIA, ma di fatto abbiamo la certezza che lo zampino la CIA nell'Italia l'ha messa, e magari se scopriremo qualcosa aggiorneremo anche su questa vicenda. Grazie Roberto per questa precisa analisi, insomma, di quello che è stato riportato in questo report. Alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Leggiamo insieme l'almanacco.